dalla posta dei lettori. Sorsian. Dalla Chiesa una grazia. Gentile direttore, sono una studentessa universitaria, ho 20 anni. E sono appassionato di storia contemporanea. Le scrivo per complimentarmi per la toccante serie televisiva, Il nostro generale, dedicata a Carlo Alberto dalla Chiesa. Nonostante io non abbia vissuto quegli anni, ho percepito il clima di terrore di tutte quelle persone coinvolte. Ancora più emozionante è stato sapere dell'arresto di Matteo Messina Denaro, lo stesso giorno della messa in onda della penultima puntata. Spero che tanti ragazzi come me abbiano seguito la fiction. Per non dimenticare i sacrifici fatti negli anni da tanti eroi, affinché noi potessimo vivere serenamente, Elisa Finotti, Parma. Una fiction bellissima con Sergio Castellitto e Antonio Folletto straordinari. Non è un caso se gli investigatori a cui si deve la cattura di Matteo Messina Denaro abbiano voluto sottolineare come il successo dell'operazione si debba all'applicazione del metodo dalla Chiesa. E aggiungo, non solo voi giovani, ma tutti, dobbiamo molto a chi dedica la propria vita al desiderio di farci vivere la storia in serenità. Dalla Chiesa 2 Eli Spot. Gentile direttore, non so se lei ha visto Sergio Castellitto, favoloso pure lui, nei panni del generale della Chiesa. Nei momenti di massima tensione, ecco che arrivano i garbati signori che vendono i divani e la signora che si spalma la crema sulle gambe. Io non sopporto più questo stato di cose, ho deciso che non comprerò mai più prodotti reclamizzati sui canali nazionali. Capisco questo modo di fare nelle televisioni commerciali, ma non so, ma non sui canali Rai, che dovrebbero essere per prima cosa un servizio pubblico e per i quali paghiamo un canone, pardon, una tassa di possesso. Paola Bicom. È vero. Essere interrotti nella visione di un programma, soprattutto quando si tratta di fiction come quelle che lei cita, cariche di tensione e di emozioni, dà molto fastidio che la RAI non abbia la sensibilità di evitare queste interruzioni, almeno in alcuni casi è molto deludente, dalla Chiesa tra l'Auditor. Sto seguendo con grande interesse la fiction del nostro generale su Rai Play, hanno già inserito le due puntate finali e per non aspettare una settimana ho scelto di vederla prima. Anche altri come me avranno visto le ultime puntate in anticipo, come si farà con i dati degli ascolti. Che saranno confrontati con programmi che verranno visti dagli utenti per la prima volta. O si conteggiano anche gli spettatori di Rai Play? Spero di sì, altrimenti i dati sarebbero falsati. Nelly Varese, da qualche tempo vengono rilevati anche i dati dei programmi seguiti in streaming e quindi il suo generale. Non perderà nemmeno uno dei telespettatori che hanno giustamente amato questa bellissima fiction. Dica, Duca. Direttore, sono stato costretto a casa dalla brutta influenza e ho avuto il conforto della TV. Ma ho trovato sufficiente il perdurare dei TG e in varie trasmissioni, scusate, dalla pubblicità libera del Duca del Saxo Sarri. Luigi Frattolino. Ha ragione, ci siamo cascati anche noi con un articolo sullo scorso numero, ma deve ammettere che la storia di un principe che attacca senza mezzi termini la Re d'Inghilterra e la sua famiglia è qualcosa di eccezionale e imprevedibile. Per Vittorio De Scherzo, pagina 14 del numero 2. Tra gli indimenticabili che ci hanno lasciato lo scorso anno, non è stato menzionato il grande Vittorio De Scalzi,
Ex New Trolls, scomparso il 24 luglio 2022. Grazie, buona giornata, Alberto Rappelli. Ha ragione, ma il 2022 è stato un anno davvero triste, perché tanti grandi artisti ci hanno lasciato e noi abbiamo dovuto fare delle scelte dolorose, consapevoli di scontentare per forza qualche lettore. Lei non è l'unica a segnalarci una dimenticanza, che in realtà dimenticanza non è, ma solo una questione di spazio. Il nuovo Insina, buongiorno direttore. Diversi numeri fa una lettrice criticava come Flavio Insina conduceva l'eredità e lei, pur sostenendo quest'ultimo, scrisse che Insina ha una rara intelligenza e avrebbe fatto buon uso della critica. Beh, così è stato. Da qualche puntata il suo modo di condurre è cambiato, è più chiaro, sereno, tanto che il suo stile precedente caotico è un po' confusionario, bizzarro per citare lei. Che mi irritava, ora è un po', mi manca. Complimenti alla direttora per aver visto lungo e soprattutto a Flavio Insina per aver rinunciato. Un po' ciò che gli era più congeniale, con umiltà e come sottolineato da lei con tanta intelligenza, Pasquale Foggia. No, no, io non c'entro niente. Non so nemmeno se Flavio ha letto quella lettera. E la mia risposta, certamente resto dell'idea che Flavio è una persona intelligente di rara sensibilità, oltre che un conduttore molto capace.